1960, durante le abituali arrampicate in grignetta di fine settimana, mi è capitato più volte di legarmi in cordata con gli amici Corrado e Pier Lorenzo, quest'ultimo meglio conosciuto come Canela. Con loro parlo della mia idea di aprire una nuova via sullo spigolo sud-est della Torre Venezia. Ed è così che dopo l'intenso allenamento sulle guglie della griglia ed aver avuto il permesso dalla Moto Guzzi di assentarsi dal lavoro, con due moto avute dall'azienda, un galletto e uno stornello, il 16 giugno di buon mattino ripartiamo alla volta del Civetta. Con noi c'è anche l'amico Domenico De Gani, meglio conosciuto come Jolly, che ci aiuterà nei preparativi e ci darà eventuale assistenza dal passo. Di questo periodo il rifugio Vazzolera è ancora chiuso e noi con buone probabilità saremo gli unici da queste parti. Dopo quasi 6 ore di viaggio ci fermiamo ad Agordo per portare un saluto all'amico Armando Daroit e portarlo a conoscenza del nostro programma. Riprendiamo le moto ancora pochi chilometri e raggiungiamo l'osteria dell'amico Silvio Aristolade. Qui abbandoniamo le moto e ci incamminiamo su per la Val Corpassa con meta il rifugio Vazzolera. Dopo un paio d'ore di faticoso cammino raggiungiamo il rifugio Vazzolera e ci sistemiamo nel vicino Tabià che funge da rifugio invernale. Mentre l'amico Jolly prepara la cena, con Canela e Corrado diamo un'ultima occhiata all'inviolato spigolo sud-est. All'alba è ancora buio, accompagnati dall'amico Jolly che abbiamo caricato a dovere, procediamo in silenzio fino a raggiungere in poco meno di un'ora la base dello spigolo. Quando attacco sono le 6, il tempo è bellissimo. I primi metri sono di difficoltà modeste e contribuiscono a consentirmi un risveglio completo. Ora lo spigolo mi presenta tutte le sue difficoltà e mi dà del filo da torcere. Proseguo per 5 lunghezze di corda. Le difficoltà si mantengono costanti, costringendoci a poco gradevoli soste, alcune sulle staffe. Calano ormai le prime ombre della sera quando, sbuffando e ansimando, guadagno un terrazzino erboso che offre un discreto posto di bivacco. Corrado prepara una frugale cena e il Canela sistema il materiale e mentre gli ultimi raggi di sole lambiscono le cime della Busazza e della Moiazza, io do un ultimo sguardo alla terribile e strapiombante placca gialla che ci sovrasta. Facciamo una bella cantata e se non fosse per il Canela che continua a accendere sigarette, qui l'aria sarebbe eccezionale. Salutiamo l'amico Jolly che sta tornando al Tabià, poi ci sistemiamo la meglio per passare un buon bivacco.
È stata una buona notte. Sono le 6 quando apro gli occhi colpito dalla luminosità intensa del cielo. Mi tolgo dal sacco e mi preparo a ripartire mentre il Corrado prepara il tè. Sopra di noi incombe l'allucinante placca gialla strapiombante di circa 80 metri e osservandola sembra insuperabile. Comincio ad arrampicare quando mi trovo sospeso attaccato alla parete. Trovo una difficoltà enorme anche per mettere piccolissimi chiodi a punta che entrano sì e no mezzo centimetro in quei piccoli buchini che sembrano carie della roccia. Quello che sto affrontando è un passaggio di estrema difficoltà, sia tecniche che di natura artificiale. È un passaggio che mi ricorda molto la direttissima alla Torre Trieste. A questo punto, se voglio proseguire, deve fare uso di chiodi a pressione. Continuo a progredire lentamente. Corrado e Canela sono sempre seduti ancora con le gambe nel sacco da bivacco. Continuo. Ho salito circa 40 metri. Ormai è pomeriggio inoltrato. Metto un paio di chiodi a pressione per preparare un sicuro punto di sosta. Poi ridiscendo e raggiungo i miei compagni, abbastanza soddisfatto della parte di parete superata. Ci prepariamo per il bivacco. Questa sera non ho molta voglia di cantare. Perciò, dopo aver mangiato qualche cosa e mandato un saluto all'amico Jolly ai piedi della parete, mi addormento. Un'altra notte è superata. Dopo i soliti preparativi, vado a raggiungere il punto massimo raggiunto ieri. Finisco di preparare il punto di sosta e, appeso sulle staffe, inizio a recuperare il Corrado. Quando mi raggiunge, mi passa un po' di materiale e riprendo la scalata. Continuo abbastanza lentamente. I passaggi sono uguali a quelli di ieri e, mentre il Corrado assicura la mia salita, comincia a recuperare anche il Canela. Finalmente, nel primo pomeriggio, riesco con un ultimo sforzo a superare gli ultimi metri della placca gialla. Avviso gli amici che da dove mi trovo, la vista sulla parete è di gran lunga più rilassante. Comincio a far salire i compagni. Ora la roccia è molto più bella e non va oltre la verticalità. Le difficoltà diminuiscono e non vanno oltre il quinto grado. Poi il tempo improvvisamente cambia e si scatena un temporale di violenza incredibile che ci obbliga a un bivacco terrificante sotto l'azione di raffiche di vento che flagellano la montagna e scariche di pugni che si ripercuotono sulla parete. Al mattino riprendiamo la salita sotto una leggera pioggerella. La roccia è resa viscida dalla pioggia. Continuare in queste condizioni con la previsione di un altro bivacco è assolutamente improponibile. Con molto dispiacere rinuncio al progetto iniziale e con una traversata verso sinistra che presenta notevoli difficoltà evitiamo gli ultimi strapiombi e raggiungiamo la vetta proprio mentre la pioggia e nebbia ci stanno abbandonando.